Buongiorno, fa freddo. Buongiorno amici, oggi ci troviamo a San Donato, una frazione di Lamon, e vi facciamo vedere il percorso per andare a visitare, appunto, che fa rima la cascata del Salton. Qui abbiamo un'insegna un po' cancellata che ci indica appunto di là giù la cascata del Salton. Iniziano le prime fontanelle, la prima acqua. Questa acqua di cascata. Ecco, qui ci sono le tabelle, grotta dell'acqua nera, grotta, quella che ti avevo detto, bus della bella, e poi la cascata. Tenere pulito succo e rece cavetendo. Sarebbe? Sarebbe... Tieni le orecchie bene aperte perché ti sto osservando. Ecco, la traduzione è dal Veneto all'italiano. Stiamo facendo... Ah, oh, si è bloccata uno? No, no. Oggi stiamo facendo un bel trekking in discesa. Sì. Tutti i metri di dislivello saranno per tornare su alla macchina. Che poi non si capisce dove vanno, visto che sono tutti quelli andati. Qui non si vede, ma là in fondo si intravedono già le pareti. Le pareti a picco sul Senaiga. E continua la nostra discesa. Ciao, adesso siamo in mezzo al bosco. Sì. Questi alberi cosa sono? Sono per lo più alberi di faggio. Questo è tipo il sambuco. Questo sambuco. Abbiamo delle felci, le felci crescono sempre negli ambienti abbastanza ombreggianti e umidi. Vabbè, poi abbiamo la classica edera, ogni tanto abbiamo visto una abete rosso in mezzo. Cose così, ci saranno anche delle betulle che adesso. Sì, quella lì, quella, tipo quella che c'ha. Dove? Lì, un po' più chiaro. Ah, wow. Bene. Circondati dalla vegetazione, sì. Stiamo scendendo ormai in quello che è il torrente Senaiga. Sarà un larice perché ha rimesso gli aghi nuovi. Il larice è l'unico che perde gli aghi, non è sempre verde. Nonostante abbia l'aspetto di un pino. Adesso noi andremo a percorrere la cinta rocciosa lì, riva di protezioni. Ah no? Sto scherzando! Continuiamo per i nostri sentieri. È chiuso. Va bene. Qui prendiamo il sentiero che ci porta giù. C'è Salton. Allora, lì. Va giù di là. Vedete, la freccia indica di là. Di là. E poi va anche verso la grotta dell'acqua nera. Freccia mobile. E mi dice appunto sentiero per escursionisti esperti privo di protezione. Andiamo a vedere. Là in fondo abbiamo già la nostra prima cascata che poi va tutto sul lago del Senaiga che si trova qua giù. Mi ricorda quei passaggi sull'Appennino. Che bisognava scendere. Ah, là c'è il primo ponte sospeso laggiù. Val Santo, no. Val Santo. Bello! Abbiamo la cascata, è quella di prima che viene qua giù. Considerato santo in quanto forniva il dio a tre mulini ed una segheria. Tanta roba. Qui si continua a scendere finché non troviamo la prima passerella pedonale che è qui a sinistra. Muove. È anche un po' in discesa, ma è quasi morosa. Sì, in questa giornata umida si muove anche tanto. Di primavera è un po' scivolosa. Guarda,
Quali? È tutto molto molto umido. Si continua a scendere. Qua un po' di corrimano. Dove tenersi. Papa Gigio? Diego. Parte. Si muove. Dice così. Se vuoi. Vai, passa il ponte. Era da leggere secondo me. Adesso stiamo andando a vedere la grotta dell'acqua nera, ecco la grotta grandissima, si vede qua
davanti a noi un buco enorme. Qui siamo all'interno della grotta dell'acqua nera. Lì c'è l'ingresso. Lì si va giù. Della grotta si va giù. Qui vi spiegano tutta la storia riguardo alla grotta. L'esplorazione della grotta, date le difficoltà e le tecniche specifiche richieste, solo da pochi anni è iniziata l'esplorazione della grotta. Il merito di aver iniziato va sicuramente al gruppo Speleo Sub Matteamucco di Padova negli anni 70. In questi ultimi anni va sottolineato l'impegno dei componenti del gruppo speleologico Giara Modon di Valsagna, Vicenza, che ha portato risultati eccezionali. Al momento i sub sono penetrati per 1600 metri all'interno della montagna, superando 3 impegnativi sifoni e tanti altri passaggi difficili. E l'avventura continua. Dopo aver visitato la grotta dell'acqua nera, andiamo a vedere finalmente la cascata. Qualche corda fissa che aiuta nei tratti magari più esposti. Qui nella contrada Molin de Sot c'è anche un bellissimo quaderno dove firmare, abbiamo fatto anche quello, è un bel gazebo dove ci si può fermare per pranzare.
rosa. È rosa, altre change per andare a visitare il bus della Bella, si chiama così. La tabella si trova vicino dove abbiamo parcheggiato. Sentiero poco calpestato, per nulla segnalato, ma nelle mappe ancora qualcosa si trova. Dopo la tabella c'è un tratto di cavo che ci aiuta, ci fa da corrimano per arrivare giù. Ecco, ho trovato il bus della Bella. Trovato, difficile da trovare. Ci manca solo che esca l'orso. Ma ti rendi conto cosa che c'è qua dentro? Ah sì? E questo è possibile che vada avanti, anche perché là c'è una grotta, probabilmente c'è proprio una grotta da andare a esplorare. Qui c'è un cavetto sottile con dei chiodi nuovi, cavetto in acciaio che aiuta a salire qua. E qui dietro abbiamo un'altra mini cascata. Non sarà come quella di prima, ma è sempre la natura che crea queste. Diciamo che chiudere questo anello non è proprio semplicissimo. Qui secondo me c'è stata una frana, perché il nostro sentiero è proprio qua dietro. C'è le piscinette private queste? Sì. Ah, qua. Bellissimo stato. Saltando sin parar. No, metti il piede su quello. Qui c'è la fontanella. Siamo in un posto praticamente non ben preciso, non lo sappiamo neanche noi, perché non esiste sentiero. Ma siamo arrivati qua. Abbiamo mangiato in un micro caminetto, tavolino, porta birre, porta qualsiasi cosa. E adesso riprendiamo un sentiero che ci porterà non si sa dove. Ecco il nostro bagigio che conduce questa spedizione nelle lande desolate di Lamont. E adesso siamo a Laval. L'abbiamo già passata, dice lui. Sì. Sacco di baite carine. Molto carine. Andiamo avanti, va. Qui siamo arrivati all'incrocio per prendere il sentiero Claudia Agustina Altinate che ci porta verso San Donato, dove abbiamo la macchina e si va proprio di là, su. Si va su. È via storica. Via storica San Donato. Questi sono i sentieri del comune di Lamont che ci indicano i trekking. Sono passati i romani qua. Foliage. Benvenuto autunno. Il foliage dell'autunno. Per la precisione 28 aprile. La stessa acqua che passa da qua sotto mi va a collegare all'orso. Sicuramente, perché poi guarda, corre
continua, boh, forse là. Ah, secondo me è la stessa. Siamo su un ponte. Località. Boh. Ma stiamo arrivando. Ci vediamo dopo. Ciao. Oh. Eccoci di ritorno a sto punto qua. Noi siamo arrivati da quel sentiero che è appunto la via Claudia Augusta. Bello, bell'anello. Dunque, questa mattina siamo partiti dalla località San Donato e siamo andati giù a vedere la cascata del Salto. Poi siamo ritornati un attimo indietro nello stesso sentiero, ne abbiamo preso un altro, siamo andati di nuovo giù e siamo andati a vedere la Busa della Bella. Una roba del genere. Praticamente c'erano gli orsi lì dentro una volta. Tanto una volta. Poi, per tornare indietro, abbiamo preso tutti dei sentieri che purtroppo sono veramente poco segnalati, se non niente. Non c'è manco una traccia di tabella, però il sentiero è ancora abbastanza visibile. E siamo arrivati giù fino a... Alla Val. Olè. Dalla Val abbiamo preso sempre un altro sentiero che vabbè sembrava inesistente. Siamo arrivati però in quello reale della regina. Aspetta un attimo. Claudia Augusta Alta. Comunque, che vi aiuta a fare anche questo giro, ci sono le tabelle di un trail famosissimo. Super anello. Basta seguire quello e si fa un super anello fino a ritornare qui a San Donato. Siamo a San Donato, sì, Costio, con delle belle fontanelle dietro di noi. Un giro più o meno di 14 km. Sì, dai, 14 km. Con un dislivello positivo all'incirca 700 metri. 700 metri. Non ci vedo, abbasso. E basta. Adesso noi andiamo a reintegrare i liquidi persi, anche se non abbiamo fidato tanto, però ce ne andiamo allo stesso pedalone. Sì. Mettete mi piace al video se vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima. Ciao!